Bene, è avviata. Vai, Claudio. Buonasera a tutti, sarò molto rapido. In realtà dovevo fare una piccola integrazione rispetto alla working hour della scorsa volta. Intanto inizio a condividere lo schermo in modo che tutti potete vedere queste due brevi diapositive che ho fatto al riguardo. Se volete seguirle, in alto a destra c'è il link per andare sulla presentazione. L'integrazione riguarda l'inserimento di riferimenti per le dichiarazioni. L'altra volta, appunto, abbiamo detto che è sempre buona regola, insomma, aggiungere dei riferimenti per le dichiarazioni che inseriamo in Wikidata. Per alcune proprietà queste dichiarazioni, cioè per questi riferimenti, sono non tassativi, però sono sicuramente consigliati, come nel caso appunto di data di nascita, data di morte, luogo di nascita, luogo di morte, dove se non inseriamo dei riferimenti, vedete, c'è questo simbolo, una bandierina che ci dice che c'è qualcosa che non va, qualcosa che va migliorato. Perché vi faccio questa integrazione? Perché per correggere, diciamo, un'affermazione appunto della scorsa working hour, e per fare questo vi porto questo semplice esempio. Ammettiamo, diciamo, di trattare questo item. Vediamo che nella proprietà luogo di nascita c'è la dichiarazione Milano con una bandierina. Questa bandierina appunto riguarda il fatto che manca un riferimento. Posso facilmente rendermi conto, facendo una ricerca online, che ho una buona fonte da utilizzare, una fonte autorevole da utilizzare, che è quella del dizionario biografico degli italiani, che mi dice appunto che Primo Moroni è nato a Milano. Quando vado ad inserire appunto questo riferimento a questa affermazione, rispetto a quanto vi ho detto la scorsa volta nella working hour, più o meno lo schema dovrebbe essere questo, cioè dire qual è la fonte dell'affermazione, dire quando ho consultato questa fonte, e aggiungere una URL di riferimento. In realtà, quando è buona norma, diciamo, utilizzare invece della proprietà URL di riferimento, quando abbiamo un identificativo correlato, diciamo, a quella fonte, utilizzare il valore che identifica, diciamo, la fonte che ho utilizzato. Quindi, in questo caso, invece di utilizzare URL di riferimento, essendoci una proprietà identificativo dizionario biografico degli italiani, utilizzo semplicemente il valore, questo qua che vedete in basso. Ok? Io dovevo semplicemente dirvi questo. Chiaramente il discorso di URL di riferimento vale nel momento in cui non ho una proprietà collegata alla fonte che ho utilizzato per inserire il mio riferimento. Tutto qui. Non so se avete qualche domanda al riguardo. Io non ho capito benissimo, scusate se interrompo così. Come facciamo a sapere se c'è un identificativo? Allora, in questo caso quello del dizionario biografico degli italiani sono tutti di default nome, trattino, cognome? Allora, nella proprietà su Wikidata, allora, in due modi, diciamo, ci si rende conto che il formato dell'identificativo, cioè del valore che io vado a inserire, sicuramente andando a fare una ricerca sulla proprietà. Quindi verifico su Wikidata se esiste una proprietà per quella fonte. Ok? Nel caso del dizionario biografico degli italiani, diciamo sicuramente, diciamo, una proprietà, vedete, è P1986, quindi è stata creata un bel po' di tempo fa. Considerate che siamo a P9000, qualcosa del genere. In generale mi conviene fare questo tipo di ricerca per capire, cioè quindi capire come funziona la proprietà dentro Wikidata, quindi cercando la proprietà dentro Wikidata, anche per sapere come è formattato il valore. Nel caso in cui io comunque inserisca un valore per appunto identificativo per questa proprietà, identificativo di B, che non è conforme, Wikidata mi avverte immediatamente. E quindi non mi consente di inserirlo, o se mi consente di inserirlo, mi.
Forse abbiamo perso Claudio per un momento. Non si sente più l'audio. Non si sente più l'audio. Credo che abbia un problema di collegamento Claudio, che lo vedo fermo. Vediamo. Se si ripiglia. Lo telefono un secondo. D'accordo. Forse si è addirittura scollegato? No, scollegato. Eccolo, adesso lo vedo attivo. Ci sei, Claudio? Sì, adesso sì. Non so che è successo. Va bene. Se avevi finito il discorso, possiamo procedere. Sì, per quanto mi riguarda, se non ci sono altre domande, se sono stato chiaro anche nella risposta, diciamo, anche questo volevo capire. Sì, io volevo aggiungere una cosa, scusate. Certo. Sì, io l'altra volta facendo il mio esercizio, diciamo, quello sulle etichette in italiano di una lista di botanici, ho incontrato una botanica polacca e ho aggiunto altre informazioni perché ho trovato una fonte che aveva molte altre informazioni e quindi mi sono divertito ad aggiungere, quindi insomma, tante altre. Linkando però, come dicevi tu, URL di riferimento, linkando però un URL Wikipedia, quindi di una pagina di Wikipedia, mi dava errore e non capivo perché. Allora poi ho letto tutto l'alert che c'era sul sito e ho capito che in quel caso quando si linka un progetto di Wikipedia bisogna mettere come riferimento URL di importazione Wikimedia e importato dal progetto Wikimedia. Sì, giusto. Mi pare che ne abbiamo fatto. Sì, c'è stato anche un caso, se non sbaglio, nella working hour. Allora forse sì, non. Io stavo facendo il mio esercizio, allora forse non ero stato attento. Sì, si usa come riferimento, diciamo, la proprietà importato da Wikipedia in polacco, eventualmente. Okay. Se posso, allora, sintetizzare forse così, credo di aver capito, poi qualcuno mi correggerà, che c'è una gerarchia di riferimenti che si considera di particolare valore un identificatore esterno, identificativo esterno, secondo un URL di riferimento, tipico per esempio delle notizie appena successe, la morte di uno, non certo da una biblioteca o che so io, ma lo registri magari da un giornale. E invece quello che stava dicendo adesso Alessandro Cerretti è quasi un po' autoreferenziale, cioè all'interno dei wiki, dei progetti wiki, citare un altro progetto di wiki, cosa che preferibilmente so che non è gradita, o perlomeno è considerata come minor valore. Sì, mi pare una spiegazione perfetta, nel senso che l'uso, ad esempio, di una fonte appunto di tipo giornalistico, probabilmente appunto lì andiamo a mettere un riferimento ad una pagina web o un articolo, per cui difficilmente viene creato un sistema, diciamo, una proprietà e un sistema di identificatori permanenti. Solo, ma è anche molto più volatile, no? Esatto. Fra un anno, per esempio, non potessimo trovarlo più. Esatto. Ok, io vi passo molto volentieri la parola, non vi rubo altro tempo. Bene, allora riprendo io condividendo lo schermo e vediamo una prima parte che faccio io, poi mi aiuterà anche Stefano, sulle impostazioni dell'utente. Quindi il punto di partenza è quello della pagina utente. Prima di tutto, quindi, se avete l'utente, andate lì e adesso vediamo due cose, le preferenze con me e gli osservati speciali. Poi passo la parola a Stefano che fa delle cose più complicate di quelle che so io e vi farà vedere i commons e altri aspetti della pagina utente. Allora, prima di tutto, cosa sono questi osservati speciali? Sono le pagine che ogni utente può tenere sotto controllo per verificare se sono avvenute delle modifiche. Quindi nel caso in cui intervenga una modifica, all'utente che ha segnato quella pagina
viene notificata e la trova negli osservati speciali. Come si fa a far diventare una pagina un osservato speciale? Si va su una pagina, per esempio questa è quella di Giuseppe Garibaldi, e si spunta, diciamo così, si clicca sulla stellina. Se andate in una pagina qualsiasi e provate, vedete che andando col mouse sopra dice aggiungi questa pagina alla tua lista degli osservati speciali. Quindi se ho qualche pagina che mi interessa particolarmente seguire, i suoi aggiornamenti, le sue modifiche, spunto, la stellina diventa colorata e mi troverò eventuali modifiche, quando se saranno fatte, all'interno della pagina degli osservati speciali. Altra cosa che possiamo vedere è quella delle impostazioni delle preferenze. Quindi per impostare queste preferenze, in particolar modo poi noi vedremo gli accessori, i gadget, anche detti anche gadget, quindi clicco su preferenze e poi ho tra le varie possibilità quella degli accessori. Clicchiamo qui sopra e in questo momento io avrò degli accessori che sono già evidenziati rispetto a quelli che vi troverete voi. Il primo comunque che troviamo qui e che potete spuntare è il merge. Questa spunta vi consente di avere una funzione specifica per unire, fondere, due item che sono uguali. E la differenza la potete vedere nella pagina, per esempio io vado in questa pagina, se avete quella spunta e siete su un elemento, vi si attiva questo menu altro, a fianco della stellina, altro, e c'è unione con l'elemento. Quindi utilizzando, torno indietro alle preferenze, ecco qua, utilizzando questa spunta si attiva quel menu. Invece per esempio in questa pagina, che è una pagina in cui non sono loggato, non ho la possibilità di, a fianco della stellina, di vedere altro, il menu altro. Bene, come funziona? Funziona in questo modo. Io ho notato che questa persona ha due schede. In una è descritta come bibliotecario, nell'altra, che ho aperto qui sotto, è descritta come ricercatore del CNR. Osservo anche che questo numero è un numero più alto, me lo copio, e questo numero è un numero più basso. Tendenzialmente si tende a fondere un elemento con due Q sul Q con un numero più basso. Questo serve anche per garantire meglio che se ci sono eventuali link o riferimenti sono probabilmente stati fatti all'elemento più vecchio, non a quello più nuovo. Quindi procedo con unione con l'elemento e unisci con, inserisco il Q con cui voglio fare l'unione. Unisce, tra l'altro qui automaticamente c'è la spunta, unisci sempre nell'elemento più vecchio, quindi ho un elemento di sicurezza in questo, e poi faccio unione. Facendo questa unione è stato creato un redirect e le informazioni che erano presenti nei due item vengono fuse nell'unico item che rimane. Vediamo adesso un'altra preferenza. Scusa tanto, vale, diciamo, vale l'addizione del numero, di quel numero perché è posteriore, si dà per buono che sia così, oppure perché hai delle conoscenze che è ricercatore, eccetera? No, in genere cioè si tende a fondere sul numero più vecchio perché è il precedente e quindi quello che probabilmente ha avuto dei riferimenti anche esterni, d'accordo? Se ci sono stati anzi, è il contrario, sì. Ho capito. Quindi si mantiene quello più basso come numero. Ho capito. Preferibilmente. E se uno si sbaglia, tra virgolette, avete visto che nella finestra di interfaccia c'era già la spunta per l'unione su quello più vecchio, quindi se anche uno si dimentica
il processo va così, a meno che uno non voglia veramente, allora toglie la spunta, insiste e lo fa andare su quello più recente o col numero più alto, è uguale. Sì. Cos'altro possiamo vedere? Vediamo, c'è la possibilità di chiedere l'eliminazione di un elemento. Eccolo qui, scorrendo in questa zona c'è request deletion. Aggiunge un link in cima a tutti gli elementi che permette di richiedere la cancellazione di una pagina. L'abbiamo visto nell'esempio di prima, qui sotto con altro ho anche la richiesta di cancellazione. Questa si attiva appunto se io ho messo una spunta nelle mie preferenze relative alla richiesta di cancellazione. Quindi quel menu si attiva spuntando qui. Un'altra cosa molto utile per navigare all'interno della pagina di un item è questo key shortcuts, quindi delle scorciatoie con la tastiera. D'accordo? Ho preso come esempio la pagina di, possiamo prendere quella di Giuseppe Garibaldi, che è molto lunga. Come vedete da qui, dallo scorrimento, è veramente molto lunga, quindi muoversi all'interno della pagina è un po' diciamo così, più difficile del solito, e quindi possiamo usare le scorciatoie da tastiera. La prima scorciatoia è per modificare l'etichetta. Etichetta in inglese è label, quindi schiacciando la lettera L c'è la possibilità di automaticamente di modificare l'etichetta nella lingua preferita. Se schiacciamo la lettera D, che starebbe per description, dovrebbe darci la possibilità di modificare la descrizione. In realtà si attiva l'editor, ma non si posiziona correttamente, quindi basta poi cliccare col mouse e si trova. Quindi L e D servono per modificare rispettivamente l'etichetta, label, e di description. Altra lettera che abbiamo a disposizione è la S. S è l'iniziale di statement e ci porta appunto alla prima dichiarazione. Quindi fa saltare tutta una serie di cose che per esempio io ho in più, che poi vedrete con il tempo anche come si possono mettere, e ci porta alle dichiarazioni. Quindi forse per voi adesso non è particolarmente vantaggioso, ma lo sarà in futuro. Altra lettera che abbiamo a disposizione è la I, di India, e ci porta in pratica ai link che esistono nei vari progetti wiki alla voce che stiamo vedendo. Quindi questi sono tutti i link di Wikipedia per Garibaldi, poi abbiamo il Wikiquote, Wikisource, eccetera. Quindi con la I di Imola, e con la J invece ci porta sugli identificativi. Quindi ci porta in questa zona. Quindi queste scorciatoie servono per navigare all'interno delle sezioni della pagina che abbiamo visto la prima volta, quindi la parte relativa alla descrizione di base, le dichiarazioni S, statements, poi gli identificatori con J e I per quanto riguarda i link all'interno di altri progetti wiki. Se vi dimenticate, come faccio di solito io, a cosa servono queste chiavi, c'è comunque scritto nella descrizione. Quindi L, D, label description, S, I e J per statement, state links e identifiers. Altro spunta utile che possiamo prendere in esame è current date. Current date, se è spuntato, ci precompila automaticamente la pagina, la data, scusate, quando noi aggiungiamo la proprietà consultato il. È un esempio, come quello che ha fatto Claudio prima. Sto compilando i riferimenti, quindi ho messo che cosa ho consultato, l'URL a cui si trova, e anche voglio mettere la data in cui l'ho consultato.
se ho questa spunta attiva mi consente di visualizzare la data odierna in modo automatico. Vediamo un esempio. Qui ho una voce del dizionario biobibliografico dei bibliotecari italiani, che è quella per Giuseppe Mazzariol, e qui ho la voce di Mazzariol. Vedo qui che è nato a Venezia, d'accordo? È morto a Treviso. Andiamo a vedere le dichiarazioni, quindi potrei usare S per andare su Statements. Scorro. Vedo che il luogo di nascita ha due riferimenti, ecco, l'ho già inserito, e forse il luogo di morte invece non ce l'ha, ha un riferimento solo. Ecco qua. Allora, vorrei aggiungere il riferimento. Quindi, fonte della formazione è il dizionario. Io. Biografico. Poi aggiungo l'URL. E poi aggiungo consultato il, ecco, automaticamente ho la possibilità di vedere precompilata la data. E pubblico. Benissimo. Vedete, sì? Avevo una domanda riferita a Merge prima di andare troppo avanti. Sì. Io devo andare sulla pagina che voglio eliminare o su quella che voglio tenere? Ma per... È indifferente. Il sistema è indifferente. Diciamo, per ordine logico, io andrei su quella che voglio tenere e direi unisci con quella che voglio eliminare. Insomma. Ma okay, quindi il risultato è sempre lo stesso, soprattutto se c'è la spunta, su unisci sull'elemento più vecchio. Quindi okay, in ogni caso dei due rimarrà quello che è più vecchio. Ecco, quindi tu mi dicevi poi di inserire il, diciamo, l'identificativo della pagina, sì, quindi inserire l'identificativo più alto, perché sì, è più recente. Sì. Ecco, quindi devo avere comunque, devo copiare sicuramente l'identificativo della pagina che voglio assolutamente eliminare. Sì. Io ecco, qui sopra, sì, se guardi, mi ero aperto le due pagine, normalmente si fa così, le tieni sotto d'occhio tutte e due, d'accordo? Ecco. Questa sì, è quella che ha il numero più alto e vedi che l'avevo evidenziato per copiarlo. Sì, sì, sì. Questa ha il numero più basso. Io per ordine mentale vado qui e qui dico unisci con l'elemento e inserisco il numero più alto che avevo preso da qui. Quindi conviene. Perfetto, grazie mille. Entrambi, così alla sicurezza che sono effettivamente duplicati, vedi la distinzione tra i due numeri, scegli quello che è più basso, così... È tutta una procedura che serve anche a aiutarti a fare un controllo di quello che stai facendo e poi appunto unisci, ma è indifferente appunto come diceva Camillo, se lo fai da una parte o dall'altra alla fine, perché c'è questa spunta, unisci sempre nell'elemento più vecchio. Perfetto, grazie. Prego. Dunque, eravamo qui a Mazzariol. Se notate... mi si è attivata qui una possibilità che è quella di copiare questa fonte dell'affermazione, l'URL di riferimento e la data in cui l'ho consultato. Per esempio, dato che Mazzariol, oltre ad avere in questa pagina il luogo di nascita e il luogo di morte, ha anche le date di nascita e di morte e che sono anche complete, cioè giorno, mese e anno, posso notare qui che invece la data di morte è solo nell'anno. Quindi avrei un'informazione più completa che posso completare, quindi eventualmente faccio modifica, e ho anche la possibilità qui, con vediamo se ti carica, di copiare questo riferimento e inserirlo, se faccio copia, posso inserire qui,
incolla fonte, perché questa è una fonte che comunque mi conferma la data di nascita del la data di morte, scusate, del 1899. A questo punto, visto che è più precisa, la modifico e metto la data di nascita corretta. Allora, la procedura in realtà più standard sarebbe, siccome tutte le altre fonti sostengono la data meno precisa, sarebbe di lasciare quella dichiarazione invariata, cioè non modificare quella dichiarazione, bensì di aggiungere un'altra dichiarazione e mettere il rank preferito come avevo mostrato nella prima lezione. Quindi ne faccio una diversa allora. Poi ci poni il riferimento, perché comunque tu in quel modo faresti affermare delle fonti che hanno una precisione anno, una precisione giorno, e quindi praticamente quindi vai su aggiungi valore. Ok. E nei tre puntini a sinistra, esatto. Dove ci sono i tre puntini più a sinistra, i tre puntini, il rank preferito, esattamente, classificato preferito, e poi salvi. E poi ci copio la fonte. Esatto. Sì, però prima devi aggiornare la pagina, se no dubito che funzioni. Ok. Per comodità, le date, nelle date i mesi si possono accorciare a tre lettere, infatti poi appaiono con tre lettere sole, quindi si può risparmiare qualche colpo di tastiera. Ah, ho sbagliato, l'ho messa qui. Così. C'è la possibilità di rivedere tutto. A questo punto, dal luogo di morte. Esatto. Aggiorna, perché sennò credo che ti dia errore. Di nuovo. Data di morte, stavolta ci sono. Perfetto. Se vuoi. Scusa, Carlo, posso? Sì. No, niente. Volevo fare solo una domanda. Al posto di URL di riferimento, lì non andrebbe l'identificativo del dizionario, come ha fatto vedere prima Claudio? Esatto. Sì. Sarebbe l'ideale. Sì, sarebbe preferibile. Allora, intanto poi l'ho messo più di una volta, quindi va eliminato. E poi facciamo. Forse Mazzariola e basta? No, vai, ma non è URL. Sì, va rimossa no. URL di riferimento. Perché la proprietà... Va cambiato questa. Sì. Sì. Rimuoverla, sì. Quindi fonte no, scusa. Dizionario biobibliografico. Eccolo. E qui c'è... Ok. Perfetto. Salva. Benissimo. Ok, per avere la possibilità di fare questo copia è sempre una preferenza che vediamo qui. Duplicate references. Avendo la spunta qui si ha la possibilità appunto di fare quella copia di tutto il riferimento che è stato creato, quindi il link, il dizionario e la data di consultazione. E il consultato si ricompila automaticamente con la data, appunto perché c'è questa spunta. Ultima cosa che vi faccio vedere è questa related items, che è la possibilità di vedere le proprietà inverse. Ve lo faccio vedere in due casi diversi. Uno è Gadda, sono andato qui sulla scheda di Gadda. Gadda è autore di diverse opere, ma se io guardo le dichiarazioni che ci sono,
siccome la proprietà prevista da Wikidata è ha come autore, la proprietà va dall'opera all'autore normalmente. Quindi qui effettivamente non trovo elencate cose del tipo è autore di. C'è una proprietà che dice opere principali, ma in ogni caso non rappresenta tutte le opere, necessariamente tutte le opere che sono state collegate a Gadda all'interno di Wikidata. Questo related items mi fa comparire in fondo, prima dei state links, quindi prima della I, mi fa comparire quindi tra gli identificativi e la I, gli altri link a wiki, ai progetti wiki, mi fa comparire questo tasto, cliccando il quale trovo le proprietà inverse, è autore di. Invece che A come autore, se vado sulle biste del capitano, trovo che A come autore Gadda, il collegamento a Gadda, qui vedo l'inverso, Gadda è autore di le biste del capitano e tutte le altre con cui è autore. Se lo guardiamo su Giuseppe Garibaldi, quindi clicco sulla I per andare ai site links, torno un po' su, mi trovo Show Derived, e vedo che è fondatore di, quindi ho una proprietà che è la Nazionale Armata, è fondata da Garibaldi, e qui vedo l'inverso. E qui ho che Garibaldi dà il proprio nome a tante cose che probabilmente saranno piazze e scuole e cose di questo genere, parchi, come vedete. Da parecchio, è un nome parecchio utilizzato, è creatore di, è raffigurato da, eccetera. Bene, passo la parola, interrompo la condivisione e passo la parola a Stefano. D'accordo. Allora, a mia volta condivido lo schermo, speriamo di non pasticciare. State vedendo il mio schermo? Sì. Sì, si vede bene. Benissimo. Allora, comincio da una cosa che non è quella prevista del CommonJS, perché Carlo mi ha chiesto di spiegare rapidamente il Babel e qualcosa della pagina utente personale. Il Babel è quello che serve per indicare quali sono le lingue mie con cui lavoro tipicamente, a partire dalla nativa e poi a quelle che conosco o a quelle di interesse per qualche motivo di lavoro. Nel mio caso, ovviamente, il Babel presenta la lingua italiana come nativa, la lingua inglese come alto livello di conoscenza, la spagnola pure, latino ce l'ho messa perché mi interessa confrontare, come dicevo prima, per lavoro, le eventuali forme presentate in latino di certi autori, il tedesco ce l'ho messo per averla, ma non ne so niente, zero, il francese qualcosina. Allora, nella propria pagina utente, questa sintassi è quella che fa comparire il Babel, che è questa cosa colorata qui a destra, e in più governa l'elenco delle voci, delle etichette, delle label che si vedono in ogni elemento. Altre funzioni della pagina utente sono quelle di, per esempio, tenere traccia della propria attività, vedere e scrivere sulla pagina utente altrui, in particolare sulla discussione, alcune cose che possono essere di parlare, di discuterne con qualcuno. Per esempio, io cominciai, o forse mi trovai, una discussione aperta da Camillo che fece nascere tutta la storia di mia in Wikidata. Tenere traccia della propria attività anche può essere interessante, o comunque tenere traccia dei link dove uno ha qualche lavoro da fare, in modo tale da non perderseli, è un'alternativa a tenerli nel browser, ma se cambio browser chiaramente me li perdo, o perlomeno me li devo portare, a seconda di come è fatto, di come mi sono organizzato. E quindi, per esempio, l'accesso a Quick Statement ce l'ho direttamente messo qua. Non credo che valga la pena andare oltre sul discorso pagina utente,
come abbiamo detto, appunto, ognuno è bene che tenga la propria pagina utente sotto gli osservati speciali, perché se qualcuno ci scrive poi arriva, può arrivarmi notizia. Tra l'altro non so se Carlo ha detto che gli osservati speciali nelle preferenze possono essere oggetto di alert via mail, e quindi può valere la pena, però bisogna stare attenti a fare pochi osservati speciali, altrimenti ci veniamo inondati di posta, e quindi in alcuni casi non conviene attivare la preferenza, mandami un mail per modifica di osservato speciale. Partirei, se non ci sono altre cose da dirsi su questo, con le preferenze e il CommonJS, cioè scusate, il CommonJS che tocca, diciamo, sezione che tocca a me oggi. Che cos'è il CommonJS? È, in termini informatici, un JavaScript, quindi un programma, che però in realtà è fatto quasi sempre soltanto da una istruzione import di script fatti o da me, nel senso me stesso, o da chiunque altro, tipicamente qualcun altro, che introduce delle funzionalità all'interno delle pagine di della pagina di un elemento, per rendere più gradevole e più veloce l'editing degli elementi. Come le shortcuts via tastiera che ha fatto venire Carlo prima, o altre funzioni che abbiamo visto, appunto, sono terribilmente simili, preferenze CommonJS, perché in sostanza sono la stessa cosa. Le preferenze sono degli script più robusti, considerati più diciamo ufficiali, testati, controllati, mentre i CommonJS sono tutta la libertà che mi offre Wikimedia, Wikidata, Wikimedia, eccetera, anche, se non sbaglio, anche Wikipedia, per fare determinate operazioni sugli elementi. Qualità di questi, cosa sta succedendo chiaramente? Se io uso uno script fatto da altri e lo richiamo con il CommonJS, chiaramente sto usando software altrui, di cui mi devo fare la domanda della qualità e della sicurezza. Qualità, se qualcuno me l'ha consigliato, probabilmente ha fatto dei test lui, io stesso posso dirmi sì, però in certi casi non funziona, e quindi alcuni l'ho abbandonati perché avevano dei difetti e che non era facile chiedere la correzione o addirittura copiarlo, sistemarlo e farlo funzionare bene. Per quanto riguarda la sicurezza, tipicamente diciamo che ci si deve fidare, chiaramente, ma è difficile che possano fare danni, anche per via del fatto che la cronologia sempre ci salva, no? Cioè le modifiche rimangono tracciate. Saranno modifiche sotto il mio nome, ma perlomeno restano tracciate e si può tornare indietro. In genere, comunque, una cosa non sicura va segnalata a un amministratore, ma per non sicuro intendo che, per esempio, faccia la spia e dica a un altro sito quello che stiamo facendo, dove stiamo girando, eccetera. Fino adesso non ho mai avuto problemi di questo genere. Come apro il mio CommonJS? Con questo link si apre qualunque CommonJS, il mio, che equivale a aprire quello proprio usando invece nome utente / CommonJS. In questo caso lo troviamo qua. CommonJS quindi è, come dicevo prima, una serie di import script a cui va seguito come parametro l'indirizzo dello script a cui siamo interessati. Tipicamente veniamo a conoscerlo perché qualcuno ce lo consiglia o perché lo scopriamo da qualche parte. Piano piano io cercherò adesso di spiegarne alcuni di questi, perché sono particolarmente potenti e semplificano molto la vita. Cominciamo con il duplicate item. Duplicate item è quello che consente di, in un elemento, di aggiungere in questa colonna, quando ovviamente è un elemento duplicabile, la voce duplica elemento. Comparirebbe qui se io fossi in un elemento, vediamo se ce n'è uno, no, vabbè, ma lo possiamo benissimo trovare. Ma è molto semplice la cosa. L'elemento viene duplicato e io comincio a lavorare sul nuovo elemento che è praticamente tale quale al precedente.
quando è che può essere utile? Quando si fanno cose molto simili tra di loro, per esempio articoli di una rivista, non c'è bisogno così di riscrivere tutto della rivista, del fascicolo, si cambia soltanto il titolo e poco altro. Magari puoi mostrare dove appare il tastino. Esatto, sto andando adesso a prenderne uno perché non me lo sono preparato. Come invece mi sono preparato questo qui. Andiamo anche qua a questo punto. Scusate, ho fatto evidentemente un errore sulla tastiera. Ecco, questo che elemento che userò anche dopo ha il suo duplicate item. Ovviamente non ha senso duplicare un autore, ma perché poi viene fuori la questione del merge, ma ha senso, come dicevo prima, per esempio, duplicare un articolo scientifico. Bene, vediamo il successivo. Il Mix and Match Gadget è veramente una cosa notevole. Torniamo di nuovo allo stesso elemento di prima. Il Mix and Match Gadget è questa sezione qui, che può essere a volte molto lunga per un autore particolarmente importante, presenta tutti le entries dell'insieme di cataloghi che stanno dentro il tool Mix and Match e che propongono, ci aiutano a vedere quali possono essere effettivamente dei link da costruire. Cioè posso dire che in People Australia Stefania De Stefani Ciccone è la stessa Stefania De Stefani Ciccone descritta qua in questo elemento? Probabilmente sì, per via del doppio cognome, per tante cose, ma se voglio fare un controllo concreto, a questo punto vado qui, controllo che abbia gli stessi, che so, titoli di opere che ha scritto, eccetera, in People Australia, e quindi riesco a fare il match, e facendo il essendo sicuro del match, premo questa più, questo più. Quando invece vedremo più tardi, un attimo, fra un attimo, invece i meno. Ma no, possiamo vederlo anche subito, scusate, perché Stefania Ciccone, Cinemagia Actor, io so già che non è, io lo so perché la conosco benissimo questa signora, ha studiato con mia madre e ha scritto un libro che racconta la storia di mia madre prima che conoscesse mio padre, mentre conosce mio padre si è fatto dei lacrimoni così alla sua tenera età di 91 e so che non è attrice. E allora questo... elimino questo possibile aggancio, perché questa qui è una omonima della scrittrice. A questo punto ho una X, che significa che questa X mi permette di togliere completamente Stefania Ciccone e non prenderla in considerazione minimamente, neanche nell'ambito di questa Cinemagia Actor, per dire che invece matcha con qualcun altro. Non lo farò in questo caso, ma se questa voce non avesse nessun senso, la tirerei via in modo tale che neanche venga più considerata all'interno di Mix and Match. Quindi questo Mix and Match Entries è un'interfaccia a Mix and Match che presumo che conosciate come strumento indipendente no, ma completamente separato dall'interfaccia invece degli elementi Wikidata. Questi meno e X in realtà sono un'estensione di, cioè che sono che questo qui, quindi questo MNMXT2, una cosa che ha scritto il sottoscritto e che ha, su richiesta di Camillo, perché effettivamente Magnus Manske, che ha fatto, scusate, errore, questo dovevo sottolineare qua, che ha fatto Mix and Match Gadget, non ha il tempo ancora per fare questa aggiunta che invece gli abbiamo fatto Camillo e io. Bene, non andrei oltre su questo perché sennò veramente facciamo forse un po' troppo tardi, ma sono dispostissimo a discutere con chiunque sia, con chiunque desiderio, di qualsiasi altra cosa e dettagli di ognuno di questi strumenti. Schenitzer ha fatto Quick Presets. Quick Presets è questa sezione qui di un autore di un elemento Wikidata. Dove sei? Eccolo qua. Quick presets umano, nel senso che si imposta tipo umano, se siamo in uno statement di tipo umano, presenta
la possibilità di aggiungere rapidamente con un click lo statement, la dichiarazione di maschio o femmina, la dichiarazione di prenome, cognome, occupazione, in modo molto comodo. Le impostazioni, anche questi sono interessanti e rapidi, molto rapidi da aggiungere, e quando lo si aggiunge compare semplicemente una scritta qui sopra, qui sets, che dice ho aggiunto lingua italiano, per esempio, no? Questo però è un, diciamo così, una minima spiegazione, perché bisogna ricaricare la pagina per essere sicuri che è stato aggiunto, e per vedere chiaramente la possibile lo statement che abbiamo aggiunto con quel modo rapido. Puoi far vedere aggiungendo la lingua italiana? Esatto, perché mi sembra che qui non ci sia. Esatto, allora facciamolo semplicemente, aggiungo lingua di scrittura in italiano, sicuramente ha scritto in inglese perché lei abita a Vancouver da una vita, ed è comparso. Eccolo qua, non subitissimo appare, ma aggiunta lingua di scrittura in italiano, se ricarico la trovo al suo posto. Lingua di scrittura italiano. Poi qui si lamenta di qualcosa che bisogna fare, ma adesso non ci perdiamo in questo. Andiamo invece a vedere More Identifiers, con bella freccia che dice che è un'idea di Camillo. Vediamola in questo caso, Darina Bialekova, o comunque si pronunci. More Identifiers fa questo lavoro qua, di questa sezione, che consiste nel riportare ciò che l'identificativo VIAF raccoglie come membri dello stesso cluster VIAF. In questo caso mancano dentro lo statement di questa Dorina, come si chiamasse, l'identificativo BAV, l'identificativo BIPSIS, eccetera. Sono sicuro che sia lei in questo caso. Potrei andare a fare un controllo aprendo questo link, nel caso di BIPSIS pure, eccetera. Qui invece vedo che abbiamo la data di nascita, che coincide con quella dichiarata dallo statement qui sopra. E quindi me la sento di fare questo praticamente senza andare a fare un controllo attraverso il record autorità linkato qui di SKMA, SNL, eccetera. Allora, spuntando questo e altri eventuali, e qualunque altro che abbia, di cui io sia sicuro per un motivo o per l'altro, posso fare add check identifiers, e vengono aggiunti uno dopo l'altro. Non è che sia molto veloce stasera, ci saranno molti che lavorano. Viene aggiunto l'identificatore, o identificativo che sia. Se ricarico la pagina, lo troverò al suo posto nell'ordine, elencato sotto o insieme agli altri identificativi già presenti. Se ricarico la pagina, questa riga non ce la ritroverò più, perché farà ormai parte del cluster VIAF. More Identifiers, praticamente, se hai tante date a disposizione o comunque vuoi fare questo lavoro, risparmia tantissimo tempo e porta altissima produttività al riguardo riguardo gli identificatori. More Identifiers ha dei settings che è bene aggiungere alla propria al proprio CommonJS, e con cui, per esempio, si possono anche fare lavori di More Identifiers non solo su statement relativi a umani, ma anche a qualsiasi altro tipo di elemento. Move Claim ha un nome che dovrebbe essere anche Copy, Move and Copy, perché è quello che serve per fare lo spostamento o la copia di una dichiarazione. E cioè, per esempio, supponiamo che sono interessato a copiare, scusate questa cosa che è comparsa, di cui forse facciamo tempo dopo a parlare, potrei essere interessato a copiare questo ISNI in un altro elemento, cosa che, se è un identificativo, no,
ma se per esempio fosse luogo di nascita, faccio per dire, avrebbe senso, no? Paese di cittadinanza, lo copio senza fare troppi fatica, dicendo, cliccando su questo pallino verde con freccia e indicando qual è l'elemento in cui lo voglio copiare o addirittura spostare. Sinceramente non capisco perché per default dice sposta, perché la cosa, secondo me la cosa più tipica è copiare. Presumo, Camillo, smentiscimi se sbaglio, che porti via anche il riferimento. Se sì, invece, corretto, ecco, esattamente, è una cosa molto utile. Esattamente, perché ti risparmi tutto il lavoro di quel blocco. Ad esempio, due figli dello stesso padre, per dire. Esattamente. Se scrivi nuovo, invece, ti genera una nuova entità con questa dichiarazione. Credo che si debba scrivere new, penso che con la traduzione italiana nuovo non funzioni. Ho avuto il sospetto anch'io, però insomma bisogna stare attenti effettivamente. Se premo sposta, sposterà la dichiarazione, quindi la cancellerà dall'elemento su cui sono in questo momento, se premo copia, la copierà. Join, come si pronunci questo, ha fatto health labels, etichette alternative. Questo elemento, Joseph, eccetera, eccetera, non ha l'etichetta italiana. E tra quelle elencate qui, almeno delle lingue che, cioè, tra tutte le lingue in cui è descritto, ce ne sono due, una usata 6 volte e una usata una volta sola. E io posso scegliere quale copiare e mettere come usata, usabile, usata in italiano tra le due. Ovviamente ho sempre la libertà di scrivere e modificare quella italiana con la famosa L di prima o comunque con modifica. Supponiamo che scelgo questa perché probabilmente è la più utilizzata e quindi può darsi che anche altri siano interessati a usarla in Italia, e in questo modo ho popolato l'etichetta italiana. Questa operazione è abbastanza tipica e è importante farla soprattutto per gli autori elementi tipicamente italiani che non abbiano l'etichetta in italiano. Tornando indietro alla nostra agenda, abbiamo invece il rearrange values, operazione non frequente da fare, ma che può servire. Per esempio, torniamo alla famosa Stefania Ciccone, che nella sua proprietà scuola frequentata ha due occorrenze, perché ha due lauree, quella in cui si laureò con mia madre, non ne poteva più, prese il massimo dei voti, ma di chimica non ne voleva sapere, costretta da una storia familiare, e poi si laureò anche in lettere antiche, probabilmente dal Canada a Firenze, fu una cosa notevole. Se io no, perché le lascerei in ordine di tempo, anche se qui mi manca ancora, un giorno ce lo metterò quando la scopro, l'anno di laurea, della seconda laurea, ma supponendo che si voglia portare questa dichiarazione sopra l'occorrenza precedente, con questo lo posso fare. Mi attiva tutti questi bottoncini colorati, in cui questo qui poco serve perché è già il primo, questo qui poco serve perché è già l'ultimo, questo qui mi fa abbassare questo qui mi fa salire quest'altra. Una volta fatto, salvo o annullo. Questo può essere utile, per esempio, per abbassare una dichiarazione di un elemento deprecato. Supponiamo che questo sia uno strafalcione e allora io indico qui come deprecato e poi lo passo alla occorrenza inferiore. Non credo che ci siano altri modi per fare questa operazione di ordinamento di occorrenze di una dichiarazione. No, infatti è un gadget recente, quando è stato creato sono stati tutti molto contenti. Esattamente. Anche per alzare una dichiarazione preferita, ad esempio prima con Carlo abbiamo aggiunto il giorno che è preferito, esatto, rispetto all'anno, e si può alzare su anche se l'anno ha 8 riferimenti, il giorno ne ha uno, ma il giorno più preciso si può alzare. Esatto. Bene. Vediamo Wikibridge, probabilmente questa è l'ultima pagina, non so se siamo... Beh, forse stiamo a tempo, siamo nel nostro orario previsto. Wikibridge, non posso non citarlo perché è una bella idea di Gentile64, che è un mio collega,
chissà che non sia in rete in questo momento, non ho fatto caso. Wikibridge serve per dare un contesto Wikipedia a un elemento che stiamo, su cui stiamo lavorando. Ovviamente se questo elemento ha dei site link legati a Wikidata. In questo caso, cioè se facessi per esempio i, vedrei che ce n'ha tanti e sopra invece in Wikibridge ce ne sono solo alcuni. Chiaramente il satellite naturale è più che probabile che abbia tante voci Wikipedia. Quali sono quelle prese dall'elenco di sotto? Soltanto quelle del mio bubble, cioè esattamente quelle che stanno poi qui. Quando, e in effetti in ognuna di queste lingue esiste una pagina Wikipedia il cui incipit è riportato qua, compreso il suo link. In tedesco c'è una bella immagine, in inglese no, in spagnolo la stessa, francese, idem, latino c'è un'altra immagine. E questo può servirmi, oltre che colorare un po' la mia vita, per esempio nel caso di autori, per dare una buona descrizione. A volte addirittura si trovano le descrizioni in Wikipedia molto migliori, o se non addirittura presenti e qui assenti, di un autore che spesso sono le dichiarazioni, gli statement su cui lavoriamo, gli elementi su cui lavoriamo. Wikibridge si chiude di qua, come qualsiasi altro gadget, per esempio Mix and Match, se ci scoccia lo chiudiamo di qua, dalla sua X. Poi, per ultimo, direi, vediamo questo script che è VIAF, e se riesco a recuperare di nuovo la famosa Stefania, eccola qui, si può vedere che gli identificativi, tra l'altro ne ha due, non so come mai adesso, ma in ogni caso, quando passo il mouse sopra il VIAF, si vede che il cluster VIAF che fa riferimento a questo numero è composto da due voci accettate, che sono però uno della Library of Congress, l'altro di Genova U, Biblioteca Nazionale di Israele, Sudok, Giappone, Polonia, Svizzera, eccetera, ISNI, eccetera, e uno proprio quello di Wikipedia, che è chiaramente lo stesso che stiamo vedendo, perché qui è lo stesso numero, giustamente. Invece questo cluster lo compone l'elemento, è contribuito soltanto a DNB. Evidentemente VIAF deve fare il merge di questi due. Questa possibilità rapida di vedere serve per vedere nient'altro come è composto il cluster senza doverlo aprire. Quindi in sostanza, come si vede, il common JS serve per aggiungere tutte le nostre, eccolo qua, le nostre cose che vogliamo, con cui vogliamo lavorare e che ci aiuta a farlo. Se voglio aprirne uno e vedere come è fatto, posso, scusate, lasciamo perdere questo che non l'ho spiegato, ma More Identifier, per esempio, posso andarci a prenderlo, prendendo questo link, copiandolo e andando a portarlo qua. E scoprirò quello che, se uno non sa fare il programmatore di JavaScript, si spara. E basta, però questa apertura del codice, cioè posso vedere come è fatto, garantisce quello che dicevo prima, molto, molto la sicurezza, cioè questo corrisponde ovviamente al fatto che della licenza con cui tutto è licenziato in Wiki asterisco. Se vi pare mi fermerei qui. Carlo, forse possiamo dare via a domande, osservazioni? Sì. Cioè, ci sono domande anche su come fare qualcosa? Io scusate, non ho ben capito, probabilmente ero distratto perché intanto stavo scrivendo, come dalla mia pagina utente, cioè dal legge della mia pagina utente, posso andare alla pagina dei miei settings di CommonJS. Ecco, esattamente. Allora, non so se supporre che la tua pagina Common sia vuota. No, qualcosa c'è. Qualcosa c'è, ecco. Allora, vedi l'indirizzo, purtroppo è piccolino, ma comunque quello che sto evidenziando qua sopra è lo stesso che c'è qui, d'accordo? Quindi tu puoi usare questo con il tuo nome utente invece che Bargioni,
e aprire la pagina Common.js. E in questo modo la leggerai. Una volta che fai modifica, entri hai la possibilità di modificare questo testo, che è, come dicevo prima, in realtà un programma scritto in JavaScript, ma dove soltanto si usa il comando import script, parentesi, parametro, nome di uno script, che può essere anche fatto da te, ovviamente. Sufficiente questo come spiegazione? Sei riuscito per Luigi a aprire? Abbiamo perso Pierluigi? Forse sta lavorando, è impegnato, non riesce a... Chiaramente... Scusatemi, eccomi. Dicevo, no, grazie molto. Questo mi era chiaro, nel senso che io prima forse ho perso qualcosa perché intanto inserivo i JavaScript nel mio Commons. Mi chiedevo se dalla pagina utente è possibile, esiste un sistema facilitato per andare direttamente a modificare i Commons. Forse vale la pena inserirselo dentro la pagina utente, nella descrizione. Io in genere ci salto aprendo la mia pagina utente e poi aggiungendo barra common e il browser mi aiuta a finire l'URL perché ormai l'ho scritto troppe volte. Ok, grazie. Ma non mi pare che ci sia un link diretto. Una volta, scusate, scritto... Un modo è quello che ho inserito in chat, cioè usare il link che ho mandato in chat. Esatto, però più o meno la stessa cosa, cioè non ce l'hai dentro Wikidata di per sé. Ma secondo voi potrebbe essere utile inserirselo il link all'interno della propria pagina utente? Sì, può essere utile. Sì, può essere utile. Ce l'hai sempre pronto, il bottone, insomma, era questo che volevo chiedere. Grazie. E, così, trattandosi di un JavaScript, alla fine, prima di salvare, è bene dare un'occhiata qua. Zero deve esserci accanto agli errori grossi. Meglio se non ce n'è nella avvisi e tanto meglio e poi ci sono i possibili suggerimenti, ritocca, aggiungi, magari meglio se metti il punto e virgola alla fine, ma non è obbligatorio, eccetera. E come qualsiasi cosa, poi ci puoi mettere l'oggetto della tua modifica, per esempio ho aggiunto more identifiers e salvi. Se è una modifica minore, un piccolo ritocco, vabbè, è una modifica minore. Ma comunque questo è uno script, già lo scritto appunto, che ha la sua sintassi da essere rispettata. Se posso dare un consiglio da principiante, quando mi hanno spiegato questa cosa Camillo e Stefano, ci ho messo un bel po' a capire qualcosa, ma mi sono fidato semplicemente, sono andato nella pagina di Camillo, nei commons di Camillo, nei commons di Stefano, me ne sono copiati un bel po' e me li sono trovati nella pagina. Poi alcuni li uso, alcuni no, perché magari ci si dimentica come funzionano, eccetera. Però se si hanno lì è sempre meglio che non averli, insomma. Quindi ho copiato queste scritte strane, le ho messe nel mio Commons e adesso una buona parte li uso. Esatto. Potete mettere dei commenti con barra barra, come si vede, per cui vi ricordate meglio. Io suggerisco di farli uno alla volta, in modo tale che uno se lo studia e non mescola uno con l'altro, capisce la differenza apportata nella propria pagina, cioè nella pagina dove stai lavorando quell'item, dallo script che hai aggiunto nel common. E poi passi allo script successivo, in modo tale da studiarsi uno per uno. Come dicevo prima, ci sono non poche volte gli script hanno una loro configurazione, quindi quando ce n'è una, meglio portarsela. Se uno poi se la vuole modificare, si modifica la sua cambiando la chiamata. Però insomma, bisogna avere la propria esperienza, una certa esperienza di cosa significa modificare, copiare, moduplicare, modificare una configurazione, perché alla fin fine sono oggetti con valori, proprietà e valori, però scritti in JavaScript. Altre domande? GVMAB può essere perfettamente un ambito dove si discute di questo, dove si chiede aiuto, come funziona, cosa fa,
come ho fatto bene il mio common, non c'è neanche bisogno di pubblicarlo perché sapendo il numero nome dell'utente si può guardare dentro il common altrui. Stiamo tutti lavorando, siamo tutti basiti. Volete che ne descriva un ultimo desk translator? Però no, siamo alle solite, qui faccio magari pubblicità a me stesso. Stefano, scusa, io sono entrata nella mia pagina, ma non riesco a capire come entrare in CommonJS. Ci ho provato mettendo il mio name user lì al posto di... Condividi lo schermo, Maria. Condividi lo schermo, così vediamo. Camillo ha mandato un link in chat con cui si va direttamente. Basta essere loggati. Lo vedete? Vediamo se arriva. No. Aspetta che provo di nuovo. Vi rimetto in chat il link di Camillo. Ma io il link ce l'ho. Io lo vedo il link. L'ho anche copiato e incollato. Però non... Vabbè, ci riproverò. Cosa devo fare? Hai fatto anche modifica? Modifica? No, forse no. Non l'ho fatto. Perché se non entri in modifica, ovviamente vedi la pagina da creare ancora, se non l'hai mai creata. Sì, è così. Ecco. Allora, una volta che entri in modifica, puoi incollare, per esempio, l'import script di uno di questi che vuoi... su cui vuoi cominciare a capire come funziona, a lavorare, eccetera. Non capisco perché non mi fa condividere lo schermo. L'ospite ha disabilitato la condivisione dello schermo partecipante. È colpa del... Può essere. Ho provato a farti, a darti il permesso, ma non ci riesco, evidentemente. Vabbè, c'è qualcosa che non va. Che è colpa aspetta, facciamo così, scusa. Sì. Adesso dovresti potere... Sì, può darsi. Vediamo un po'. Eccolo. Sì, questa volta funziona. E quindi? Allora, premi su Maria Casella. Ecco. La tua pagina utente. Sì. Adesso sull'URL metti barra in coda. Ah, ok. CommonJS. Ok. Esatto. Adesso devi crearla. Non è da modificare, ma da creare, perché è la prima volta che la qui, apri. Perfetto, va bene. Esatto, e qui puoi incollare appunto gli import script che si diceva prima. Ok, allora tolgo la condivisione, grazie. Figurati. Utilissimo, Maria, così rimane la registrazione. Esatto. Meglio di così. Così per tutti è chiaro, grazie. Perfetto. Altre domande? Sì, io ne avrei una. Benissimo. Mi sono perso un po' l'alt labels. Ok. Allora, alt labels serve per portare alla tua lingua nativa eventuali etichette già presenti in altre lingue. Quindi ti semplifica l'operazione aprire le etichette, copiare quella che so in francese e incollarla in quella italiana. In sostanza più o meno quella. Ovviamente devi avere un minimo di criterio, cioè non incollerai per esempio un'etichetta francese di un autore antico, perché probabilmente in italiano si chiamerà in un altro modo. Figurati se la incolli in quella latina, no? E quindi ci vuole semplicemente un po' di attenzione, ma tipicamente un autore moderno si usa... E duplicare quella etichetta senza nessun rischio. Grazie. Prego. Una cosa, ci potreste far vedere come si copiano alla pagina di Stefano di Camillo i commons per poterli inserire nel nostro? Sì. Grazie. Figurati. Allora, devo ricondividere lo schermo. Si sta vedendo? Sì.
Bene, perfetto. Allora supponiamo che tu sei interessata a copiare e avere nell'ambito del tuo lavoro questa riga qua, cioè il mix and match gadget di Magnus. Allora la evidenzi, la copi, poi come faceva invece prima Maria, crei, se non ce l'hai già, il tuo CommonJS o entri dentro con modifica il tuo CommonJS e incolli. Ovviamente adesso io qui ho già tutto il resto, ma semplicemente, coraggio, perché non mi fa, eccolo, incollo e salvo. Mi sto fidando della sintassi, chiaro, perché sennò il mio CommonJS non funzionerebbe, e a quel punto il tuo diventa praticamente, almeno per questo pezzetto, uguale al mio o comunque da quello da cui, la persona da cui l'hai copiato. Né più né meno. Come dicevo prima, è bene stare attenti che se c'è una, per esempio, guarda questa, se c'è anche la sua init o default, conf, eccetera, fanno coppia, è meglio copiarsi tutte e due. Se non siete sicuri, copiate l'intero CommonJS di l'utente e siete abbastanza sicuri che funzioni. In questo caso io devo fare altro che annullare questa modifica, perché altrimenti dico due volte, faccio fare due volte mix and match al mio CommonJS. Altre domande? Finché abbiamo Stefano e Camilla a disposizione. Elena, cioè Elena dice che vorrebbe unire due Q, ma dice che c'è un conflitto. Ecco, interessante. Forse Camillo è quello più... ecco, li sta linkando... Tra i Q. Sì, interviene Camillo, li sta linkando in chat, così li vediamo tutti. Occhio e croce sono entità diverse. Adesso sto guardando. Elena non ha l'audio, evidentemente. Elena. Sì, lo posso rimettere, l'ho rimesso l'audio. Okay. Ci sto. Volete, volete? Anche... No, sono la stessa cosa perché sono due anche... modi di esprimere sempre il rapporto tra la realtà e la rappresentazione. Vuoi anche condividere lo schermo, Elena? Ecco, e quello mi dice di no, che adesso non posso sì. Farlo. Ok, adesso riprovo. Sì. Adesso così vi faccio vedere cosa mi compare. Eccolo qua, questo, lo vedete? No. Un momento. Allora aspettate che ci riprovo. Condividere schermo. Mille pagine aperte, questo. Eccolo qua. Ecco, adesso sì. Dovreste vederlo. Mm-hmm. Ok, si vede. Sì, c'è un ampio numero di Wikipedia che ha entrambe le voci. Ah, sono conflitti con Wikipedia. Sono conflitti tra diverse Wikipedia, perché vedi, ad esempio, stavo guardando quella in GL, che è il cosa, gallego, qualcosa del genere, vedi, potrebbe. Scala geometria con scala cartografia, oppure, che so, uno è di statistica e l'altro è di una, un tipo... Spesso sono uno di statistica e l'altro di cartografia, cioè è lo stesso concetto ma in due campi del sapere diversi, no? Anche in tedesco, vedi, Verhältnis, che dovrebbe essere legato a Maßstab Verhältnis in cima con Maßstab cartografia, no? Scusami, però non riesco a capire. Nel senso, se li fondo, come si diceva che ci si porta dietro le proprietà? Sì, però su Wikidata è fatta in modo per cui un elemento non può avere due link alla stessa Wikipedia. Quindi se due Wikipedie hanno due voci, anche se le due voci magari vanno unite, fin tanto che quelle due voci non vengono unite, i due elementi non si possono unire. Ah, perché esiste proprio la voce Wikipedia? Ok. Esiste esattamente in diverse lingue. E secondo me appunto è legato al fatto che una voce di Wikipedia è legata al concetto nell'ambito della cartografia e l'altra voce è legata al concetto nell'ambito tipo più filosofico, logico, no? Sì, sono proprio la stessa cosa, sono proprio, cioè da un punto di vista matematico sono la stessa cosa, però va bene così, insomma, quindi li si lascia e basta. Esattamente, li si lascia e basta. Grazie.
è uno dei tipici motivi per cui fallisce, diciamo, il motivo più tipico per cui fallisce un'unione è perché appunto ci sono almeno una Wikipedia che ha la stessa voce. Che ha la ma stessa... non c'è modo di segnalare, quantomeno, come dire, anche se si ritiene che non, cioè, che non siano la stessa cosa, di segnalare che c'è anche un altro elemento, diciamo, in qualche modo simile, che rappresenta la stessa cosa, una cosa molto simile. Cioè la simile. Proprietà considerato essere uguale a, che si può aggiungere se non è già presente, credo che qui non sia già presente, esiste la proprietà considerato essere uguale a. Che è l'opposto di distinto da. Oppure distinto da, esattamente, sono due cose diverse, cioè distinto da è per dire guarda che questi due concetti potrebbero essere confusi, ma benché sono... abbiano lo stesso. Esatto, invece considerato essere uguale a vuol dire appunto, vuol dire che i due concetti sono verosimilmente molto molto simili o pressoché uguali. Ho capito, grazie mille. E quindi ci metti esattamente, ci metti il Q dell'altro. E in teoria dovresti fare lo stesso dall'altra parte. Esatto. Sì, sì. Adesso vabbè, interrompo sì, questa sì, cosa, sì. Grazie. Sicuro. E poi lo finisco. Altre domande? Bene, mi pare di no, e quindi sospendiamo qui e ci rivediamo in febbraio con un incontro, se non ricordo male, il primo che abbiamo è di una working hour. Bene, grazie a tutti della partecipazione. Grazie, alla prossima. Alla prossima. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao.